tutti, bentornati, eccoci qui in diretta di nuovo con Good Morning Milano. Oggi è venerdì, chiudiamo questa settimana di appuntamenti e lo chiudiamo con un tema molto importante, siamo ben contenti di trattare, che è quello un po', appunto, quello del cyberbullismo. È una piaga, potrebbe tranquillamente definirla così. È un problema di cui se ne parla spesso, effettivamente, ma spesso e volentieri si dicono castronerie o cose che, insomma, non aiutano sinceramente a capirne l'entità del problema, a capirne la grandezza anche del problema. E allora noi siamo andati a chiedere a chi, insomma, di cyberbullismo parla ogni giorno e cerca, anzi, di farlo capire ai più giovani, ai meno giovani, e cerca di trovare le soluzioni anche per arginare poi quelle situazioni in cui, ahimè, poi ci si ritrova a volte perché ci sono delle vittime vere e proprie di cyberbullismo. E lo facciamo con Ivano Zoppi, che è il direttore della Fondazione Carolina Onlus. Buongiorno Ivano, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie Grazie mille di dell'ospitalità. aver risposto al nostro invito. Siamo molto contenti oggi di dare spazio alla vostra realtà. Partiamo subito allora da questo. Raccontaci un po', che cos'è Carolina Onlus, come nasce la fondazione e dove nasce e perché. Sì, Fondazione Carolina Onlus nasce dalla storia di una ragazza, Carolina Picchio, che a 14 anni ha deciso di fare un gesto eclatante per denunciare il fatto di essere stata vittima di episodi di cyberbullismo. Carolina si è tolta la vita, Carolina però ha lasciato un messaggio importante, che è quello di sensibilizzare i ragazzi e portarli a una consapevolezza dell'utilizzo che fanno della rete. Le parole fanno più male delle botte. Carolina è stata oggetto di un video che ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi messaggi e che l'hanno sconvolta. Carolina aveva una vita bella, era bella lei, era un'atleta, era una ragazza che non aveva nessun tipo di problema. Questo per dire come un atto di questo tipo può portare a sconvolgere la vita di un ragazzo. Ecco, appunto, mi stai raccontando di una ragazza che non aveva un disagio, non aveva delle fragilità, nel senso, una ragazza come tante che vediamo, che però viene colpita e viene distrutta nel giro veramente di pochi click e pochi byte, verrebbe da dire, no? Sì, pochissimo tempo. Lei, appunto, quando ha visto questo video e soprattutto i commenti postati in rete, ha detto: ma perché? Perché io devo essere oggetto? Voi non mi conoscete, non conoscete la mia storia, non sapete chi sono, eppure vi permettete di insultarmi gratuitamente in questo modo. Ecco, noi abbiamo raccolto un po' il testamento, le parole di Carolina e insieme a Papà Picchio, che sta girando da ormai da 3-4 anni, tutta Italia, tutte le scuole, incontra migliaia di giovani per dire loro, per portare loro questo messaggio di stare sicuri e di vivere una rete positiva. Ecco, abbiamo creato questa fondazione proprio in memoria di Carolina. Poi giustamente dicevi, è una fondazione appunto in memoria di Carolina, ma noi vogliamo portare in giro il messaggio di vita e di speranza invece che Carolina ci lascia, giusto? Assolutamente, per dire, la rete è un ambiente positivo, è ricco di risorse, di potenzialità. Lo strumento stesso è uno strumento che può essere utilizzato in maniera bella e corretta, non utilizzatelo male. Utilizzatelo correttamente, siate coscienti e responsabili. Uno, che quello che fate in rete rimane in rete per sempre, e due, che con le vostre parole potete avere la forza, e purtroppo dico la forza, di rovinare la vita di qualcuno. Ecco, allora, a chi si rivolge la vostra fondazione? Innanzitutto ai ragazzi per dire loro: vogliamo dare e costruire insieme a voi un ambiente sicuro in rete. E poi a tutti quelli che hanno responsabilità educative, ai genitori in prima istanza, perché sono quelli che per primi mettono in mano ai loro figli uno strumento che troppo spesso se ne dimenticano. I ragazzi vanno accompagnati ed educati a utilizzare le nuove tecnologie, e i primi educatori che devono farlo sono i genitori. Poi i docenti, poi gli allenatori, poi i catechisti, poi tutte quelle figure adulte che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi. Ecco a chi ci rivolgiamo. Dicevamo prima, stavo un po' chiacchierando fuori onda, mi dicevi che poi voi lavorate su tre macro aree fondamentalmente, no? Come fondazione, per cercare appunto non solo di
fare informazione, non solo di informare, ma anche poi appunto di andare a curare nel caso i fattacci avvengano. Sì, le tre aree di attività sono la ricerca, perché dobbiamo tenere costantemente aggiornate quelle che sono le situazioni in cui i ragazzi vivono. I social network sono tanti, cambiano, l'utilizzo che ne fanno cambia e bisogna essere sempre sul pezzo. La seconda area di attività è quella di formare e sensibilizzare. Sensibilizzare i giovani e il mondo degli adulti, ma per sensibilizzare occorrono, intanto non è sufficiente sensibilizzare, ma occorrono persone formate e preparate, da qui per cui i percorsi anche di formazione. E la terza area, ahimè, quando succede il fattaccio, noi vogliamo garantire attraverso le collaborazioni che abbiamo con Casa Pediatrica e quindi con il primo centro nazionale istituito dal MIUR presso Fate Bene Fratelli, proprio qui a Milano, vogliamo garantire il diritto alla cura. Il diritto alla cura che parte da Milano con un modello di cura che è il modello di cura di prossimità, cioè quello di intervenire valorizzando le risorse del territorio e poi diffonderlo a livello nazionale. Ecco, un diritto di cura per delle vittime, diciamo, sono a tutti gli effetti delle vittime di un reato, fondamentalmente, giusto? Come li definiresti? Sono intanto vittime, vittime. Poi sicuramente c'è tutta un aspetto che deve essere monitorato e capito, che è quello dei reati che vengono commessi quando faccio un'azione di cyberbullismo. Il cyberbullismo non è un reato, ma ci sono tutta una serie di reati. Okay. In Italia, tra l'altro, siamo il primo paese in Europa che ha avuto una legge, la legge Ferrara. Questo è un vanto, tra l'altro con un impianto che non è punitivo, repressivo, ma è educativo e formativo, che spinge le scuole ad attivare intanto un referente, quindi ogni scuola deve nominare un referente per il cyberbullismo. Questo referente ha il compito di monitorare e realizzare interventi di formazione di sensibilizzazione, una legge poi che dà diritto ai ragazzi e ai loro genitori di richiedere ai gestori o in seconda istanza al garante per la privacy la rimozione dei contenuti ritenuti offensivi. Allora, sicuramente non esiste una ricetta per curare questo problema, però siamo anche comunque una televisione, quindi i tempi un po' tirati, come si dice in questi casi. Ai più verrebbe in mente che il modo migliore per evitare questi problemi sia: togliamo lo smartphone dalle mani di tutti quanti, non facciamo andare nessuno in rete, così almeno ci risolviamo il problema, chiudiamo i social network e abbiamo finito. Credo sia, insomma, impossibile, perché anzi più si sa, poi più se un ragazzo dici non fare una cosa, quello la fa apposta. E quindi quale può essere invece la ricetta per un uso consapevole, mi sembra giusto dire così, della rete? Consapevole e responsabile è come immaginare di fermare un torrente con le mani. Piuttosto che tentare di fermarlo inutilmente, costruiamo un percorso che sia giusto e corretto per la rete. Educare i ragazzi, formare i genitori, formare i docenti e sensibilizzarli davvero a essere responsabili. Tutto quello che fate in rete rimane in rete. Noi saremo e partiremo con una serie di attività, fra queste una bella collaborazione con Scuola Zoo, che è un network di studenti, racchiude milioni di studenti in Italia. Saremo presenti nelle scuole dove Scuola Zoo fa le assemblee con i ragazzi, quindi già da lunedì, e do il primo appuntamento che è a Iseo, faremo un'assemblea con centinaia di ragazzi. Il nostro obiettivo è incontrare più ragazzi possibili, formare più educatori possibile. Ai genitori invece, che io li vedo un po' spaventati in questo periodo, no? Hanno paura, non sanno che cosa fare, appunto smartphone sì, smartphone no, gli lascio libertà, oppure qual è un consiglio magari anche pratico che possiamo dare per gestire la situazione? Stare con i figli, starci veramente, non attraverso uno smartphone, e dare delle regole. Regole che innanzitutto devono essere condivise con i figli, ma che poi devono essere rispettate anche dai genitori stessi. Ah. Quindi diamoci delle regole sull'utilizzo degli smartphone. Sono uno strumento bello, utile, indispensabile, ma va usato con intelligenza, e questa intelligenza deve essere trasmessa prima di tutto con l'esempio e con la presenza da parte dei genitori. Allora, su questo poi vedremo fuori onda, chiederemo ai figli di Vanno che sono qua, vediamo se fa il buon esempio in famiglia, va bene, facciamo così. Mi dicevi appunto, l'Italia ha una legge appositamente, anzi, all'avanguardia dal punto di vista europeo, mi dicevi che siamo riusciti, siamo i primi in Europa. Com'è il vostro dialogo con le istituzioni e cosa cercate di fare insieme a loro?
Assolutamente positivo, le istituzioni ci sono, sono presentissime sul tema, lavoriamo con il Ministero dell'Istruzione, proprio pochi giorni fa abbiamo costruito un evento, realizzato un evento al Palazzo delle Stelline qui a Milano all'interno delle manifestazioni del Safer Internet Day, quindi con Generazioni Connesse e con il Ministero dell'Istruzione, con Regione Lombardia collaboriamo tantissimo, stiamo seguendo e realizzando i percorsi di formazione dei referenti, del docenti referenti del cyberbullismo. Quindi le istituzioni ci sono, per una volta tanto possiamo dire che le istituzioni sono presenti e hanno a cura questo tema, quindi siamo contenti di collaborare con loro. Cito anche il Comune di Novara, con il quale stiamo pensando, realizzando un evento che sarà a metà marzo proprio a Novara, che è la città di Carolina, tra l'altro. Ah, ecco. L'esperienza ormai la state facendo, ce l'avete, un po' che state girando, conoscendo e parlando anche con i giovani, con i meno giovani. Quali sono secondo te i rischi più grossi che si trovano in rete, i ragazzi, che i più giovani trovano in rete? Quali sono i rischi? Il fatto di non essere consapevoli delle conseguenze. Io devo capire che quello che faccio in rete, come dicevo prima, uno, rimane in rete, due, rimane in rete per sempre, due, ho un potere impressionante. Con uno strumento come questo in mano, io so che digitando parole senza averne cura posso fare male. Questo troppo spesso ce lo dimentichiamo. Lasciamo che la rabbia, l'istinto, la fretta abbiano la meglio sulla riflessione, sul pensare prima di condividere e di postare qualunque cosa. Ai ragazzi diciamo anche che sono un valore, che sono un'opera d'arte unica, autentica, originale e devono sentirsi tale, non devono cercare l'approvazione sui social. Questo li spinge troppo spesso a condividere informazioni private, intime. Parlo del fenomeno del sexting, ad esempio, cioè della condivisione di messaggi con contenuto a sfondo sessuale. Troppi ragazzi scelgono di condividere la propria intimità senza pensare alle conseguenze. Sicuramente avete avuto anche modo di parlare con alcuni cyberbulli, diciamo. Qual è la scusante che loro adducono per il loro comportamento? Troppo spesso c'è un atteggiamento di deresponsabilizzazione, cioè non sapevo, non immaginavo che se la prendesse così tanto, ma io ho solo condiviso qualcosa che ho ricevuto, cioè c'è proprio un percorso da fare per portarli a prendere coscienza che quello che fai in rete comunque ha delle conseguenze nella vita reale. Quello che fai nel virtuale ha sempre e comunque delle conseguenze nella vita reale. E la storia di Carolina ce lo insegna. Forse fa dell'errore ancora continuare a chiamarlo virtuale quando invece ormai fa parte della nostra vita reale di tutti i giorni, no? Molto spesso per i ragazzi la distinzione tra reale e virtuale non esiste. È capitato però di riuscire a far avere questa consapevolezza ad alcuni che hanno magari appunto, come dicevi, magari semplicemente condiviso, ma semplicemente condiviso fa il danno anche a volte. Quando arriva questa consapevolezza cosa succede? Succede che si trovano spaesati, persi, hanno paura e hanno bisogno, e davvero qui è importante, hanno bisogno di avere degli adulti di riferimento. Presso Casa Pediatrica abbiamo attivato dei percorsi sia per i bulli o cyberbulli che per le vittime e utilizziamo attività come l'arte terapia, quindi in collaborazione con l'Accademia di Brera, dei percorsi che attraverso l'arte possano portare a capire e a prendere consapevolezza della propria bellezza. Iniziative come il Krav Maga, quindi l'utilizzo. Raccontaci bene i progetti che avete in cantiere o che avete già fatto, appunto, che per capire bene come poter poi anche aiutarvi nel caso. Esatto, sì, uno è proprio questo, quello dell'utilizzo del Krav Maga, questa arte di difesa israeliana che porta i ragazzi a recuperare l'autostima, a recuperare il senso della propria identità, della propria autostima. E poi l'ultimo che cito è un progetto che è già in avanzata fase di sperimentazione, che è la pet therapy applicata al bullismo. Lavoriamo con le vittime, l'utilizzo dei cani, grazie a Frida's Friends, che è un'associazione incredibile con la quale stiamo lavorando ormai da tempo. Facciamo dialogare il cane con la vittima di bullismo e vi assicuro che i risultati sono
sono meravigliosi, e proprio il 28 di febbraio presenteremo in casa pediatrica la collaborazione con Frida's Friends. E appunto io, Ivano, ti chiederei di darci un po' anche le coordinate per seguirvi e se qualcuno vuole aiutarvi, che tipo di aiuto può dare alla vostra fondazione? Noi abbiamo un sito che è www.fondazionecarolina.org. Lì troverete la nostra storia, i nostri progetti e le modalità per poterci contattare. Che tipo di aiuto avete bisogno? Che cosa può fare qualcuno per darmi la mano? Intanto segnalare se ci sono dei casi, chiederci consiglio, chiederci di realizzare degli eventi formativi nelle proprie città, nelle proprie scuole, nei propri contesti. Siamo a disposizione, contattateci, chiedeteci informazioni. Ecco, sono ad esempio una mamma preoccupata per l'utilizzo, c'è modo tramite voi di mai contattarvi, avere un supporto per capire meglio come comportarmi, per dare quelle famose regole di cui mi parlavi poco fa? Sicuramente sì, c'è anche del materiale, ci sarà anche a breve del materiale online, delle schede, dei consigli che possiamo dare ai genitori. E comunque c'è una mail a cui si può scrivere. Regalaci qualche regola facile per così incominciamo a instaurare un rapporto buono tra genitore e figlio sull'utilizzo della rete. Quali potrebbero essere le regole iniziali con cui giusto partire? Per attirarmi le ire dei ragazzi. Uno, non, il cellulare non di notte in camera, acceso in camera. C'è un fenomeno che è quello del vamping, che vede ragazzini che stanno svegli di notte a chattare o a videogiocare. Ecco, quello già potrebbe essere una prima regola. Dare delle regole rispetto agli orari di utilizzo. Dopo una certa ora io direi che possiamo anche tenere il cellulare spento o in un'altra stanza. Alcune regole di comportamento rispetto al cosa scrivo. Stai attento a non scrivere parolacce o comunque a sapere che quelle cose che tu scrivi comunque hanno delle conseguenze. Cerca di essere empatico, cerca di immaginarti quali potrebbero essere le reazioni di chi legge quello che tu stai scrivendo. Non condividere informazioni personali, immagini intime, e per i ragazzi più piccoli la necessità, e questo lo dico ai genitori, di avere la password di accesso al telefono. Ecco, proprio quando ho detto ragazzi più piccoli mi viene in mente questo: c'è un'età minima? Perché insomma, Facebook, lo sappiamo, Facebook in realtà nelle sue linee dice meno di 13 anni non si può iscrivere a Facebook, però non è che chiede un documento, niente, basta mettere che sono nato dopo un anno e posso iscrivermi tranquillamente. Secondo te quale età è giusta per fare determinati passi all'interno della rete? Ecco, diciamo, perché ormai vediamo bambini di pochissimi anni che già possono tranquillamente accedere tramite l'iPad di famiglia con applicazioni varie alla rete. Sì, a me viene da dire non credo che ci sia un'età giusta, sicuramente farei un ragionamento rispetto ai bimbi di 7, 8, 9 anni che hanno in mano un telefono senza alcun controllo e accompagnamento da parte dei genitori. I gestori dei social network ci dicono che prima... Stai dicendo che esistono dei bambini di 7, 8 anni che hanno il proprio cellulare? Assolutamente sì. Collegato alla rete senza... Assolutamente sì, assolutamente sì. I gestori dei social network ci dicono che prima dei 13 anni non si dovrebbe utilizzare, accedere e creare un profilo. Sì. Ecco, questo già mi sembra una discriminante. Direi anche ai genitori di leggere i contratti, perché quando tu apri un profilo firmi un contratto. Ecco, andate a leggere per curiosità che cosa c'è scritto in quei contratti e cosa accettate quando fate in modo che un figlio possa accedere a uno dei social network. Insomma, abbiamo capito, in realtà poche regole ma chiare, sembrerebbe che già potrebbero aiutare di più. Siamo quasi in chiusura, è stata passata velocissima questa mezz'ora, mi hai spiegato davvero un mondo a molti sconosciuto, e quindi anzi ti ringrazio davvero, Ivano, per questo vostro lavoro, e capisco proprio che anzi il lavoro della ricerca sia un lavoro pazzesco per voi, immagino, perché insomma è un continua evoluzione, i social network cambiano ogni giorno, non se ne scoprono di nuovi che neanche si sapeva che esistessero, e voi dovete un po' rincorrere, stare dietro, anzi anticipare le mosse, credo, dei ragazzi, giusto? Sì, bisogna stare davvero attenti perché i fenomeni cambiano abbastanza di frequente, ci sono nuovi social network che hanno nuove potenzialità o i social network vecchi che aggiungono nuove potenzialità, da Instagram che era un semplice social network sul quale postare foto, adesso si possono postare le dirette, si possono inviare messaggi diretti, insomma bisogna stare attenti a quelli che sono i fenomeni, e noi possiamo farlo perché siamo dedicati a questo, ma la nostra attività più importante è anche quella di trasferire
queste competenze, queste informazioni a chi tutti i giorni vive e lavora con i ragazzi. Penso ai docenti. Ieri mi ero a un corso di formazione per docenti e un docente mi raccontava: io mi sono accorto che uno studente in classe mi ha fatto una foto, la foto è stata pubblicata su Instagram e hanno cominciato a mettere dei commenti offensivi. Ecco, dare anche ai docenti quelli che possono essere gli strumenti per poter monitorare e controllare l'attività dei ragazzi. Ecco, in questo, ad esempio, mettendo proprio i docenti, hanno un po' di libertà nel muoversi oppure sono comunque un po' legati magari appunto poi dal genitore stesso che magari va a protestare perché viene chiesto di lasciare il cellulare da una parte rispetto al proprio banco, oppure, non so, mi viene in mente quanto libertà hanno di movimento poi questi docenti anche voi. Libertà di movimento poca, nel senso che comunque c'è la legge ci sono i regolamenti. Ecco, bisogna fare in modo, dicevo prima, di dare quegli strumenti che permettano ai docenti di avere chiari quelli che sono i passaggi e le mosse che possono fare. Non possono sequestrare il cellulare, possono conservarlo avvisando i genitori. Insomma, ci sono delle accortezze anche dal punto di vista legale che sono importanti e che darebbero la possibilità ai docenti di stare più tranquilli. Certamente la preoccupazione è adesso che cosa faccio? Ecco, quando c'è l'adesso che cosa faccio, noi possiamo dare, in collaborazione con tutte le realtà con cui lavoriamo, forza di polizia, studi legali, i Fate Bene Fratelli, come dicevo prima, dare quelli che sono strumenti e risposte. Allora, se la domanda anche per voi è adesso cosa faccio, beh, la risposta può essere ad esempio www.fondazionecarolina.org, giusto mi dicevi? Assolutamente sì. Dove troverete appunto del materiale, dove comunque potete contattare la fondazione e trovare magari un percorso da fare all'interno della vostra struttura, scuola, oratorio, cioè, insomma, diciamo anche società sportive, mi dicevi, no? Gli allenatori ad esempio sono importanti e fondamentali per la crescita dei ragazzi. Sì, qui c'è un concetto importante: non può essere solo la scuola e non può essere solo la famiglia. Tutti coloro che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi si devono alleare, costruire un patto, un'alleanza educativa forte, perché questo tema è un tema pericoloso, poco conosciuto e sul quale bisogna lavorare tanto. Ok, oltre al sito ci sono eventi a breve in cui possiamo venire a trovarvi, a conoscervi? Sicuramente a metà marzo a Novara e da lunedì già partiremo con le prime assemblee di classe in collaborazione con Scuola Zoo e poi sul sito di volta in volta metteremo gli aggiornamenti rispetto agli eventi che stiamo facendo. Ivano, io davvero ti ringrazio tantissimo, è stata una puntata davvero interessante, ci ha fatto conoscere un mondo che a quelli della mia generazione magari è un po' più sconosciuto, insomma noi nonostante ci lavoriamo con la rete giorno e notte, però appunto per quella bellissima cosa che per me è la rete che conosciamo, può essere invece un pericolo per molti e quindi va semplicemente forse conosciuta meglio e usata nella maniera più consapevole possibile. Ivano, grazie mille davvero per il vostro lavoro, vi seguiremo sul sito e nelle varie eventi che farete e spero di rivederti presto qui per parlare appunto di tutti i progetti che porterete avanti da qui in avanti. Grazie mille a voi e buon lavoro. Grazie mille allora a Ivano Zoppi, ve lo ricordo www.fondazionecarolina.org, seguiteli e cercateli sulla rete, davvero un ottimo e grande lavoro per tutti coloro che hanno bisogno di imparare a usare la rete o a stare di fianco a chi deve usare la rete, quindi appunto abbiamo detto tutto il mondo dei genitori, degli educatori, di chi con i ragazzi ci passano ore e ore. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi, l'appuntamento è per oggi pomeriggio, questa sera alle ore 18 con informazioni di Milano All News, invece Good Morning Milano torna lunedì mattina alle 12.30, sempre qui in diretta con voi. Grazie mille a tutti, arrivederci e a presto!